In questo video volevo farvi vedere come si fa a siliconare un lavandino con questi bicchieri. La fuga è larga circa un mezzo centimetro e per fare il lavoro ci serve naturalmente una pistola di silicone sanitario bianco, uso qua, e questo ho già usato stamattina. Come vedete, là il beccuccio è tagliato a 45 gradi. Adesso lo taglio ancora più grande perché è troppo poco per questa fuga di un mezzo centimetro. Per tagliarlo uso un cutter. Come vedete adesso è più grande. Prima di cominciare ad applicare il silicone, puliamo bene il lavandino con l'alcol, così e via tutto lo sporco che c'è, tra l'altro anche il grasso, e dopo non ci attacca il silicone. Puliamo tutto bene. Io comincio ad applicare il silicone qua dietro il nostro miscelatore da una parte e dopo faccio anche dall'altra. Schiacciando questa leva, tiriamo pian piano verso di noi e come vedete il silicone è bello. E qua tiriamo anche giù da parte i lati. Adesso facciamo anche l'altra parte. Facciamo anche l'altra parte. Ok. Adesso, se voi non vi fidate tirare la vostra fuga come lo faccio io con questa formina di silicone e voi volete mettere su un po' di sapone o acqua, potete farlo. Io lo faccio semplicemente con questa formina qua e prendo 8 mm di misura. Metto su e si tira. E come potete vedere, la fuga è già quasi perfetta. Chi vuole può tirare dopo con un dito ancora un po' di sapone, io lo faccio senza. Dietro il miscelatore, se non vi passa questa formina, ma nel mio caso passa. E adesso continuiamo a tirare il silicone. Per pulire questa formina si usa carta o anche i fazzoletti umidi che si usano anche per bambini. Come ho detto prima, se qualcheduno vuole può passare ancora una volta con un dito bagnato, basta bagnarlo un po' con l'acqua. Se non vi piace la vostra fuga, potete tirarla ancora più bella. Adesso vi faccio vedere da vicino la fuga. Ecco la nostra fuga di silicone da vicino. È venuta perfetta. A questo punto io vi ringrazio per avermi seguito. Se volete potete iscrivervi sul mio canale per non perdervi di altri video.